Massimo Pivetta, direttore generale TMC Padovan. Perfetto, ci siamo. Non voglio tediare questa bellissima atmosfera e anche questo bellissimo veramente invito che ha voluto estenderci con i numeri della nostra azienda, perché un'azienda da 103 anni di storia, presente in 120 paesi del mondo, non ci sono cantine, come diceva Dalcin, effettivamente dove non ci siano le nostre macchine, ma soprattutto quel che conta è proprio il grande spirito che sta dietro questa imprenditorialità italiana, Presidente. Pensi, un'azienda familiare, un'azienda con nome tipicamente veneto, che nasce a Conegliano, ma poi si evolve, si esporta in cinque continenti, 120 paesi, ma soprattutto con la voglia del fare, con la voglia sempre di investire e soprattutto la ricerca e lo sviluppo. Noi siamo presenti in Cina, per dirvi un esempio, da almeno 30 anni. Mi dicono: ma come fai a vendere così tanto in Cina? In Cina ti copiano le macchine, in Cina sono lì. E no, sta proprio la ricerca e lo sviluppo, quella di essere capaci comunque di vendere sempre qualcosa di nuovo che gli altri ti copiano, ma che comunque copiano sempre la copia precedente. E qui il grande rapporto con l'università. Lo accennava l'assessore, il grande veramente sviluppo dovuto all'automazione, tutto questo veramente all'imprenditorialità italiana, da una parte. E dall'altra c'è quella che un famoso politico, siamo in una sede molto prestigiosa della regione Lombardia, chiamava l'ottimismo della volontà, quella di essere veramente sempre. Noi veneti, ma insomma in particolare anche i lombardi, sempre all'attacco, Presidente. Siamo sempre gli attaccanti, siamo sempre coloro che si svegliano anche il sabato, anche la domenica mattina alle 3, alle 2, alle 3, prendono l'aereo e partono con la borsa per rappresentare quel passaporto in mano italiano, che è sempre veramente la Made in Italy, un grande chiave d'accesso, e lì vincono. E lì vincono. Certo, abbiamo un paese, per carità, costernato da grandi difficoltà, da grandi lacci, lacciuoli, ma il nostro spirito non ci ferma ed è quello che veramente io ritengo che abbiamo a disposizione. Poi, chiaro, ci vuole la tecnologia, ci vuole, giustamente il collega Andrea l'ha riconosciuto, fare sistema, ci sono dei paesi sicuramente molto più interessati al servizio, ma quel che conta veramente è lo spirito vincente di imprenditori che veramente si fanno in quattro, che combattono a 360 gradi e alla fine vincono. Ecco, termino qui e lascio sicuramente la parola. Grazie ancora Grazie, dell'intervento, grazie. grazie, grazie veramente, grazie. Grazie, Massimo, abbiamo bisogno di dircelo, abbiamo bisogno di ribadircelo, abbiamo bisogno di un momento in cui i cigni neri svolazzano sul pianeta, non soltanto sull'Italia, abbiamo bisogno appunto di dirci che poi alla fine, purtroppo, non per fortuna, ma questa situazione di passaggio affligge tanti altri paesi, tante altre persone. E quindi ci vuole l'ottimismo, della volontà, con un po' di pessimismo della ragione, come diceva il nostro grande politico.